Poco più della metà degli enti locali ha un proprio ufficio stampa, ma tutti gli enti ne dovrebbero averne uno. Ad affermarlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presentando una ricerca condotta da Associazione Stampa Toscana proprio sugli uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni toscane. Secondo quanto emerso dallo studio effettuato grazie ad un questionario inviato da ASTA, Comuni, Province, ASL, Università, Società Partecipate, Agenzie, Parchi Regionali e Fondazioni, sono 172 giornalisti iscritti all'albo che lavorano negli enti che hanno risposto ad AST. Il modo per poter affrontare il profluvio di comunicazione dei giorni nostri è la correttezza dell'informazione e sicuramente avere da parte degli enti pubblici dei buoni uffici stampa da un lato serve per poter comunicare al meglio e quindi è un servizio che si fa alle amministrazioni pubbliche perché possa esserci una comunicazione diffusa, puntuale e professionale. Dall'altra è un servizio ai cittadini. Come sottolineato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, il lavoro dei giornalisti negli uffici stampa è fondamentale per una corretta informazione al cittadino, un ruolo essenziale anche all'interno dei comuni. I comuni hanno bisogno di professionisti, di giornalisti che sappiano comunicare, che sappiano informare, perché i comuni devono dire ai cittadini che cosa fanno. Questo è il risultato finale di tutto il nostro lavoro. Bisogna che siano giornalisti, perlomeno iscritti all'ordine, ecco, a dare le informazioni in tutta la pubblica amministrazione in modo da darle nella maniera più diretta, incisiva e soprattutto professionale. Hanno infatti un ufficio stampa a 54 comuni su 97 che hanno risposto al questionario e 4 province su 6. 12 comuni indicano la presenza anche di comunicatori social. Viviamo un tempo in cui troppo spesso le fake news riempiono le pagine dei nostri siti, la comunicazione non istituzionale. Proprio per questo, ancora di più, in un tempo difficile come questo, il ruolo dei giornalisti che lavorano negli uffici stampa e nella pubblica amministrazione è importante e la mia presenza qui, a nome di tutto il Consiglio regionale, ne è testimonianza.